Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale QInSense. Io sono Francesca e questo è il mio piccolo spazio dove condivido con voi una delle mie più grandi passioni, che è quella per i profumi. Finalmente, dopo molte settimane di assenza, sono riuscita a dedicarmi nuovamente al canale, che purtroppo, mio malgrado, sto trascurando un po' a causa dei tantissimi impegni di questo periodo. Un periodo veramente stressante anche soltanto per seguire il canale o pubblicare dei contenuti brevi. Però la mancanza è tantissima e dopo un bel po' di tempo finalmente sto riuscendo a realizzare questo video che avevo voglia di fare da diverse settimane ed è quello sulle fragranze perfette per la primavera, anche se formalmente siamo ormai quasi in estate. Diciamo che si tratta di profumi ottimi per la bella stagione, primaverile ma anche estiva. C'è da dire però che il continuo maltempo non aiuta ad entrare nel giusto mood per indossare i profumi primaverili, forse perché qui da me la primavera in realtà non è mai arrivata. Paradossalmente fino a pochi giorni fa faceva abbastanza fresco e ha piovuto continuamente, e da qualche giorno siamo passati direttamente all'estate, che comunque è afosa ma sempre molto piovosa e nuvolosa. Diciamo che un po' mi è mancata l'ispirazione per ricercare e indossare profumi che sanno di primavera, tuttavia le fragranze di cui vi parlerò oggi le ho comunque indossate nonostante il brutto tempo, nella speranza che questa bella stagione arrivasse anche qui. Oltretutto alcuni di questi profumi, a dirla tutta, li ho usati anche in inverno, nonostante la loro magica composizione richiami i fiori primaverili e la delicatezza della natura che si risveglia dal lungo freddo. Sia perché li trovo indiscutibilmente meravigliosi, ma anche in fondo perché, come dico sempre nei miei video sulle fragranze stagionali, i profumi non hanno stagionalità, né età e neanche genere. Vorrei cominciare questa carrellata di sei profumi con una bellissima creazione di uno dei brand del mio cuore, ovvero l'Erbolario. Si tratta di questo meraviglioso profumo alla rosa. Il fiore che per eccellenza mi fa pensare alla primavera, simbolo del mese di maggio, e che in questa bellissima creazione del 2021 è indiscutibilmente la protagonista. Il nome stesso, rosa purpurea, evoca già l'idea di una rosa rossa intensamente profumata e vellutata. Io possiedo questa travel size da 15 ml, acquistata in questo cofanetto che si chiama Rosa Porter, insieme a questo ciondolo che rappresenta un po' Mandair, ovvero un ciondolo che vaporizzandolo con il profumo tende a impregnare la parte interna vellutata proprio del juice, poi pian piano rilascia la fragranza che va a intensificare il profumo emanato dalla pelle e dai vestiti. Rosa purpurea è una rosa molto fresca, perfetta per la bella stagione, molto ariosa, con un'apertura esperidata, dove la rosa, che è una rosa rossa, è percepita in maniera molto intensa e non viene resa cupa e misteriosa, per intenderci come ad esempio nel meraviglioso capolavoro di Dior che è Midnight Poison. La parte fruttata degli agrumi qui si sente in maniera preponderante non appena si vaporizza il profumo, ma dopo pochi minuti lascia il posto a una rosa estremamente intensa, che è la rosa gallica, una rosa rossa che, come indica lo stesso sito di L'Erbolario, è una rosa dalle proprietà tonificanti, addolcenti e idratanti. Quindi è una rosa che, man mano che il profumo evolve, si mescola a un'anima leggermente cipriata, con molta probabilità data da un meraviglioso iris che è presente nel cuore insieme al mughetto, che è delicatissimo e che rende ancora più suave questo profumo. Durante il dry down tende poi ad emergere in maniera molto netta un sentore di pulito dato in maniera inconfondibile dal muschio bianco, che contribuisce a prolungare questa sensazione di leggerezza e di freschezza. Questo però non deve far pensare a un profumo leggero, perché davvero si tratta di una rosa molto intensa e profumata. In realtà è una delle rose più belle della mia collezione. E se da un lato vi propongo una rosa che ha un rapporto qualità-prezzo veramente molto molto vantaggioso, con materie prime eccezionali e dalle prestazioni davvero buone, il secondo profumo di cui vorrei parlarvi è un'altra rosa a dir poco stupenda. Una di quelle che a mio parere segnano la storia dei profumi alla rosa e che amo tantissimo. E non sto parlando del Midnight, che vi ho citato poco fa, dal momento che comunque si tratta di un profumo discontinuato ormai da troppo tempo e veramente difficilissimo da reperire, ma anche questo profumo di cui vi parlerò rappresenta un capolavoro storico della profumeria del brand designer. E sto parlando di Paris di Yves Saint Laurent, nella versione Eau de Toilette.
Questo capolavoro del 1983 è stato formulato da un naso dir poco eccezionale, Sophia Grossman, eccentrica, geniale, colei che ha creato meraviglie della profumeria come per esempio Yves, una volta chiamato Champagne, sempre di Yves Saint Laurent, il Trésor di Lancôme, Lalique e tutti i suoi vari flanker, e questo giusto per citarne alcuni. La piramide olfattiva è sterminata, per cui è quasi inutile elencarla per intero, soprattutto in un video rassegna come questo. Diciamo che è un profumo estremamente sensuale, con una rosa che emerge e predomina sulle mille note fiorite, che in parte si sentono, si distinguono, come la mimosa, il giacinto, la violetta, altre invece molto meno, ma nel complesso costituiscono un'esplosione fiorita, intensa e sfacciata, tipica un po' dei profumi anni Ottanta e che nonostante le riformulazioni continua comunque ad avere un'intensità veramente enorme. Quella intensità che io personalmente adoro in un profumo e che è da dosare con molta attenzione. Anche qui la rosa si accompagna a un sentore talcato cipriato come in rosa purpurea ed anche qui infatti è presente l'iris, sia come nota di fondo ma anche come nota di cuore sotto forma di rizoma di iris. Esiste anche la versione Eau de Parfum, che in realtà non è molto diversa da questa, anche se lì sento un po' meno la rosa. La sento emergere meno perché è sovrastata più dalla nota della viola. Invece qui la rosa è molto più preponderante, motivo per cui lo preferisco all'Eau de Parfum. È un profumo a dir poco meraviglioso, una poesia fiorita con questi toni cipriati, un po' saponoso, con un dry down stupendo dato da un mix di muschio bianco, legno di cedro, sandalo, muschio di quercia, eliotropio. Insomma, è davvero un mix meraviglioso ed è una versione molto più sofisticata e variegata rispetto a quella che vi ho presentato poco fa di L'Erbolario. Questo è uno di quei profumi che bisogna veramente provare almeno una volta nella vita perché è davvero, davvero eccezionale. Un altro profumo che ho amato e usato tantissimo negli ultimi mesi è uno di quei profumi che per anni ho sentito nominare tantissimo, ma che poi in realtà non ho mai avuto modo di provare. Quando però l'ho scoperto, devo dire che mi ha letteralmente rapita, lo uso praticamente tutto l'anno cercando di evitare di abusarne, ma davvero la tentazione è molto molto forte. E sto parlando di Élisab Le Parfum, un profumo estremamente romantico, delicato, equilibrato, elegantissimo, con delle prestazioni a dir poco eccezionali. E non a caso questo è un capolavoro del naso Francis Kurkdjian, di cui amo, direi praticamente, quasi tutte le sue creazioni, da Baccarat Rouge 540, per citarne una very very high cost, fino al più abbordabile Narciso Rodriguez Forer, che è un'altra meravigliosa fragranza molto fine, elegante, pulita ed equilibrata. Élisab Le Parfum è un profumo semplice, ma estremamente sfaccettato allo stesso tempo. Qui i fiori bianchi sono i protagonisti indiscussi e nonostante anche qui sia presente la rosa, questa risulta essere decisamente molto molto marginale. La dolcezza dei fiori bianchi, e in particolare del fiore d'arancio ammorbidito da una gardenia delicata e cremosa, viene intensificata da una nota di miele molto golosa e profumata, e questa dolcezza, a sua volta, viene equilibrata e in parte smorzata dal vetiver, che è una nota che insieme all'apertura speridata rende questo profumo estremamente luminoso. Altro profumo meravigliosamente primaverile è J'adore Infinissime, il penultimo flanker di J'adore che la Maison Dior ha creato nel 2021. Questa versione di J'adore che possiedo nella taglia da 30 ml è una tuberosa tra le più belle della mia collezione. Io amo davvero questo flanker di J'adore, anche più forse del suo capostipite, perché per anni ho indossato il classico J'adore, sia nei periodi primaverili che estivi, ma in realtà devo dire che questo profumo, secondo me rispetto al capostipite, ha una marcia in più. In questo profumo di fiori bianchi, François de Machy sembra rievocare la tuberosa del mitico Poison, che però qui si spoglia di tutte quante le spezie come l'incenso, l'anice, il coriandolo, la cannella, l'opoponax e l'ambra, che sono tipiche note che incorniciano la tuberosa di Poison. Qui la tuberosa si presenta intensa,
come in Poison, ma allo stesso tempo molto molto delicata, circondata da altre splendide note fiorite come l'ylang ylang, il gelsomino, il fiore d'arancio, che si avvertono ma che tendono più a fungere da cornice e non sovrastano questa stupenda tuberosa. Risulta inoltre anche più arioso del classico J'adore, un po' più dolce, con una proiezione e una durata veramente eccelse che me lo fanno nettamente preferire al classico, che pure ho amato e apprezzato veramente per tanti tanti anni. Mi riprometto di realizzare un video doc su questo profumo e, perché no, magari anche un video sui miei J'adore, confrontandoli un po' tra loro. Magari fatemi sapere giù nei commenti se questa tipologia di video potrebbe interessarvi e cercherò di realizzarla quanto prima, prometto. Rimanendo in tema di fiori bianchi, non potevo non citare un profumo eccezionalmente buono, uno dei miei primaverili preferiti in assoluto, ovvero l'Antardi di Givenchy nella versione Eau de Toilette del 2019. Specifico l'anno di creazione perché proprio l'anno scorso, nel 2022, la Maison ha lanciato un nuovo Eau de Toilette che è andato a sostituire questo, che praticamente non si trova quasi più, tranne che magari in qualche profumeria online, che però in realtà è molto diverso da quello attuale. Infatti, se il vecchio Eau de Toilette, pur mantenendo il DNA dell'Antardio de Parfum, è riuscito comunque a discostarsene, risultando del tutto originale, davvero molto buono, molto apprezzato e conquistando così una sua peculiare autonomia, direi, rispetto all'Eau de Parfum, direi invece che l'Eau de Toilette del 2022 è semplicemente la versione alleggerita del profumo classico. Motivo per cui in realtà non ho sentito l'esigenza di includerlo nella mia collezione, dove l'Antardi Eau de Toilette per me rimane in assoluto questo del 2019 senza se e senza ma. Qui la tuberosa non sovrasta il fiore d'arancio e il tutto viene ben amalgamato al muschio bianco, al patchouli, al papavero e al vetiver in un mix che rende questo profumo estremamente piacevole, direi molto più fresco e frizzantino dell'Eau de Parfum. E molto anche delicato e soave, direi perfetto per tutte le occasioni e oltretutto dalla durata notevolissima per essere un eau de toilette. Concludo questa rassegna di profumi perfetti per la bella stagione, diciamo così, non dico più primavera, visto che, come dicevo all'inizio del video, è una stagione non pervenuta quest'anno. Concludo direi con un profumo low cost, ma veramente molto molto elegante e sofisticato. Raffinatissimo, quello che viene definito il cosiddetto profumo delle star, e sto parlando dell'adorabile Lovely di Sarah Jessica Parker. Questo profumo è considerato un dupe di un'altra fragranza che ho nella mia collezione, che uso spesso, che ho citato tra l'altro poco fa, ed è il Narciso Rodriguez Forer, altra meravigliosa, stupenda creazione di Francis Kurjan. Lovely è considerato sì il suo miglior dupe, però con un costo davvero contenuto e ha un pack veramente grazioso e delicatissimo. Allora, in realtà, per quella che è la mia opinione, sarebbe più corretto dire che è un profumo che si ispira al Narciso Rodriguez Forer, lo ricorda molto, ma effettivamente non trovo che sia uguale, per cui definirlo dupe mi sembra un pochino azzardato. Come il Narciso Rodriguez, Lovely si apre con la nota speridata e frizzantina del bergamotto, che introduce la delicatezza dei fiori d'arancio, del muschio e anche dell'ambra. In Lovely però troviamo anche altre note che non sono presenti nel Narciso Rodriguez, come per esempio la nota di Martini, che è una nota che rimanda agli aperitivi, all'euforia, e che ricorda un po' lo stile della vita della newyorkese Carrie Bradshaw di Sex and the City, celebre personaggio, forse direi il più famoso, interpretato dalla bravissima Sarah Jessica Parker. È presente anche la lavanda in apertura che tende a dare un tocco un po' più fresco ed estivo al profumo rispetto al Narciso Rodriguez, nonché una deliziosa nota fiorita di orchidea. Come nel Narciso, anche qui è presente il muschio, è presente l'ambra, c'è il patchouli, non esattamente nella stessa quantità e nella stessa proporzione, però direi che il DNA rimane più o meno quello. Il meglio di sé però Lovely lo dà durante il dry down, con l'emergere delle note di fondo di ambra, di legni e di muschio in un mix veramente molto molto delicato ed elegante.
Bene, siamo arrivati alla fine di questa carrellata di profumi. Spero che vi sia piaciuta e se conoscete queste fragranze, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti o comunque quali siano i profumi che amate indossare particolarmente in questo periodo. Io intanto vi mando un abbraccio grande e vi do appuntamento a prestissimo per un video un po' speciale su un profumo a cui sono particolarmente legata. Non aggiungo nient'altro per il momento per non rovinarvi la sorpresa e vi do appuntamento alla prossima recensione, naturalmente sempre qui su Q Incense. Ciao!